Oriente arriva in Italia o moda, uno sguardo proiettato nel futuro e gli ingredienti da futurista ci sono tutti. Allora, il gruppo Chery porta lei e sicuramente questa vettura darà, caro Francesco, del filo da torcere alle avversarie. Ce lo auguriamo, di fatto i contenuti sono tutti, è un SUV che fa della qualità costruttiva, di un'offerta molto completa in termini di dotazione e anche di prestazioni, insomma, sui cavalli di battaglia. E poi soprattutto un prezzo di lancio con un'offerta di lancio assolutamente molto 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 captive. Quindi diciamo che gli ingredienti per fare bene ci sono tutti. In questo momento il mercato guarda molto all'elettrico, voi no, andate contro tendenza e la nostra moda si presenta con una motorizzazione inedita per il momento. Assolutamente, noi abbiamo scelto di iniziare con il benzina per andare incontro, diciamo, alle esigenze del mercato italiano, ma chiaramente Omoda 5 dopo l'estate arriverà anche elettrica, quindi sì, ragioni di mercato, ma anche assolutamente sguardo all'ecologia e assolutamente al futuro elettrico. È una vettura pensata per un pubblico fresh, un pubblico giovane, ma non solo, per un pubblico che è alla ricerca di qualcosa di dinamico e sicuramente, come possiamo vedere dal design, all'avanguardia. Ora, noi abbiamo un target aspirazionale che è quello, diciamo, dei consumatori fashion, diciamo, consapevoli. E chi sono? Sono quella categoria che ha fatto praticamente dello sposare i valori dell'alta moda, ma anche della sostenibilità per la produzione dei capi d'alta moda. È sicuramente, non è una categoria sociodemografica, è più che tutto una sorta di propensione, di attitudine al consumo. È una bella sfida, però noi vorremmo proprio parlare a questo genere di persone, che quindi che si spalma su una fascia d'età che è assolutamente, sì, giovane, ma assolutamente orizzontale. Ormai siamo tutti up to date, allora, è già ordinabile? Da quando si può ordinare? Da domani mattina in tutti i concessionari, assolutamente. Prezzo d'attacco 27.900 euro, fino a fine agosto anche la versione full optional allo stesso prezzo della versione d'attacco, quindi anziché 29.900, 27.900. Bene, questa è la livrea, a noi non ci resta che provarla on the road, in attesa della prova ce la godiamo così.